Ciao amici e bentornati in un nuovo appuntamento di Wine Tasting. Alex Gualtiero per i giovani vignaioli canavesani e 20 favolosi vini delle loro cantine. Questa sera, come dicevo nell'altra puntata, rimaniamo sull'inizio, sul nascere della collina morenica di Ivrea. Siamo a Chiaverano, azienda agricola, terre sparse, e uno dei ragazzi, dei giovani vignaioli più consolidato sul mercato, perché uno dei primi che ha cominciato. Lui ha studiato enologia come me e ha subito intrapreso l'idea di prendere vigne, far vino, e adesso sono diversi anni, ha diverse etichette sul mercato. Lui piace molto sperimentare, quindi molto produce bene. Vini in purezza, che significa monovitigno, come questo che è un monovitigno. Parlando del suo rosato, rarissima, è un rosato ottenuto 100% in purezza da uva rara, che è un vitigno autoctono canavesano che comunemente viene anche conosciuto come Bonarda di Cavaglià. È una via di mezzo tra la Bonarda classica piemontese e la croatina novarese. La raccolta delle uve avviene in cassetta, quindi una selezione comunque delle uve, portate in cantina, di raspatura, pressatura diretta, fermentazione in acciaio, decantazione in acciaio, stabilizzazione in acciaio, viene filtrato ma non pesantemente, quindi si mantiene comunque un certo corpo all'interno del vino. La scelta di vinificare questo vitigno in purezza è dettata dal fatto che l'uva rara è un vitigno molto profumato e vinificandola in purezza in bianco, perché il rosato è una vinificazione di un'uva rossa in bianco con la metodologia con cui viene fatto il vino bianco, si mantiene tutta quella parte aromatica di profumi freschi del vitigno, e adesso andremo a sentirli. Andiamo di unbottling, amici. Come sempre vi ricordo, in descrizione trovate le info per la cantina, le info per i giovani vignaioli canavesani e ovviamente quelle di Gualtiero e il nostro del canale. Basta che vi iscrivete, attivate la campanella. Il mercoledì escono quelli dedicati ai giovani vignaioli canavesani, il progetto che abbiamo io appena iniziato da poco tempo. Unbottling! Di trasparente mi piace. Adoro, ma poi il rosato, la mia mezza parte veneta sta festeggiando. Momento ASMR. Wine MR. Subito l'occhio, mi verrebbe dire una cosa, è un rosato. Il colore è molto particolare, perché i rosati, diciamo che ce ne sono di due fazioni come colori. Ci sono dei rosati che tendono ad essere più aranciati, dei rosati che tendono ad essere tanto più carichi. Qua siamo a metà, ha delle note leggermente aranciate, però comunque ha quel bel rosa carico molto interessante. Al naso, quello che ti dicevo prima, sembra un bouquet di fiori e frutta fresca. Si sente anche così una nota che sembra un quelle caramelle gommose, molto molto fresco, molto dolce al naso. Invece in bocca sentirai invece la freschezza di questo vino. Avvolgente. Avvolgente, sì, perché il vino comunque è ben studiato, è ben equilibrato in bocca. E come gli altri vini, come tanti altri vini schietto, come ti dicevo, in canavese l'acidità fa da padrone da noi, quindi la freschezza nei vini è fondamentale. Per l'estate secondo me è uno dei vini che va alla grande, si sta riscoprendo un po', in Italia non è tanto apprezzato, più apprezzato in Francia come tipologia di vino, ma adesso d'estate si vede proprio che sta creando una crescita nell'assaggio e anche nei ristoratori la consapevolezza di presentare in carta e a tavola un rosato, perché si accompagna bene con tutto, si accompagna sia con degli antipasti, si accompagna con dei primi, ma si accompagna anche con i secondi, cose che magari o i rossi o i bianchi non riescono a conglobare, ecco, a livello di tutto pasto, come si dice. In bocca è molto ben costruito, ha quella sensazione di avvolgenza all'interno del vino, è pieno e comunque morbido, eppure essendo spigoloso è comunque morbido. Questo vino qua sicuramente a tutto pasto, ma anche solo per un aperitivo va alla grande. Ho lasciato praticamente la parola tutta la puntata a Gualtiero, perché siamo al giro di boa, siamo alla decima puntata di Wine Tasting, ma è soltanto l'inizio. Io come sempre ti ringrazio. Grazie a te Alex. E ringrazio tutti i ragazzi che ci danno la materia prima buonissima, favolosa. Vi invito ad andarli davvero a scoprire, perché hanno dei prodotti top. Come sempre, viva il canavese! Vive giorno i vignaioli canavesani! La prossima puntata!